Bentrovati amici ascoltatori, siete su Saiuz Web Network, questo è Spazio Aperto con Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo come sempre Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera a Ciao Rosario. tutti quanti, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, al quale a brevissimo daremo la linea per gli aggiornamenti sulle news e diamo il benvenuto al nostro ospite Pier Giorgio Caria, ricercatore, documentarista, esperto in materia ufologica e cerchi nel grano. Assieme a lui questa sera è ospite anche Carlo Cito, portavoce per la Puglia dell'Associazione Giordano Bruno. Benvenuti. Buonasera. Benvenuti. Salve, salve a tutti. Allora, Massimo, sei in linea? Sì, e ci sono. Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Ciao Vuoi Massimo. Ciao darci le Massimo. ultime news? Benissimo, innanzitutto un saluto a voi da parte della redazione qui di Pianeta Oggi TV da Venezia. Vi do una notizia che emerge in primo piano. Dunque, solo un attimo, perché qui è proprio sottoscritto appena arrivato di corsa in redazione. Dunque, dall'estero Grecia, Atene non rimborserà la tranche di 300 milioni al FMI il prossimo 5 giugno. Lo ha detto Nikos Filis, portavoce del gruppo parlamentare Syriza all'emittente Ant1. Non ci sono fondi per rimborsare l'enorme prestito del FMI, ma ha assicurato che il governo pagherà stipendi e pensioni. Non daremo soldi ai creditori, ha aggiunto. I negoziati si stanno facendo sempre più tesi. Questo è il momento della verità. Filis ha spiegato che nessun altro paese è in grado di pagare i debiti dal proprio bilancio. Dunque, non ci sono per il momento notizie particolari. Do così un attimo solo. Dunque, ecco, diamo uno sguardo alla nostra, visto che siete collegati con noi con pianetaoggitv.net, vi do anche una breve rassegna stampa della nostra homepage, perché ci sono degli articoli e dei video molto interessanti. In primo piano, orrori in Messico. Bambini giocano a sequestrare, torturare ed ammazzare. È successo purtroppo anche questo. E quindi qui c'è l'articolo che potete vedere. Poi a seguire abbiamo pronto il video dell'intera conferenza che si è tenuta a Buia, in provincia di Udine, con Giulietto Chiesa e Giorgio Bongiovanni, ha moderato Margherita Furlan. E qui potete appunto seguire tutto quanto l'evento. Massimo, scusa Sì, prego. Massimo, Prego. sì, mi puoi mandare questo link per cortesia che io ancora non ho avuto modo di ascoltarla? Ah, perfetto, d'accordo, Pier Giorgio. Innanzitutto colgo l'occasione anche per salutarti. Sì, un abbraccio Massimo, grazie. Mi fa piacere che sei in collegamento con gli studi di Bari. Allora, vado velocissimo. Dunque, poi abbiamo un articolo, un comunicato stampa relativo alla liberazione animale, che è un gruppo di persone che stanno difendendo questi poveri animali che vengono molto spesso sottratti alla libertà, torturati con la vivisezione. Non mi addentro su questo perché altrimenti gli ascoltatori cambierebbero canale, perché sappiamo che stanno avvenendo delle cose veramente macabre e questi personaggi vanno veramente denunciati. Io oserei dire al cielo, perché sono creature di Dio e vanno rispettate assolutamente. Proseguiamo. In primo piano emerge un video relativo all'intervista che Giulietto Chiesa ha fatto a Nino Di Matteo, dal titolo Perché restare in trincea? E quindi potete vedere questa esclusiva di Pandora TV che poi noi, grazie all'accordo che abbiamo con Giulietto Chiesa, abbiamo potuto riproporre nella nostra homepage di pianetaoggitv.net. Intervista che poi può essere anche trasmessa da Sites Web Network. E andando a taglio medio, abbiamo due reportage, uno
cioè praticamente sono prima parte e seconda parte relativi a, ad un'intervista all'editorialista di Radio Chioggia Sottomarina, ex Telemare 35, che parla un po' della storia delle radio e TV locali e il loro destino, le loro purtroppo difficoltà che ce ne sono. Ricordo che tra altre cose si parla anche di rottamazione delle TV locali, queste povere televisioni che è l'ultima chance, l'ultima alternativa per i nostri ascoltatori e telespettatori, perché sono quelle che ogni tanto fanno spesso fanno emergere alcune notizie che gli altri network nazionali non danno. In conclusione abbiamo la notizia in collaborazione con la televisione di Bidor, Eden TV 86, al sisma che ha scosso l'Alto Veneto nei giorni scorsi. Mi sembra tutto a questo punto. 18:36 da Venezia è tutto per le notizie. Restituisco la linea ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. Un saluto anche a Rosario Moreno della regia centrale. A voi. Grazie Massimo, grazie per gli ultimi aggiornamenti, anche se le notizie che giungono sono sempre più disastrose. Allora Pier Giorgio, entriamo subito nel merito della nostra conversazione. Abbiamo degli appuntamenti importantissimi con te questo fine settimana. Finalmente ti avremo in Puglia, addirittura per 3 giorni consecutivi. Wow, una scorpacciata. È un evento, ragazzi. Quindi devo ringraziare i ragazzi di Bari, dell'associazione Un Punto Infinito, perché hanno fatto questa straordinaria organizzazione. Quindi sono veramente felice di poter essere con voi, che siete dei carissimi amici che vedo con grandissimo piacere. E noi siamo felici di poterti ospitare naturalmente, ma quello che ci rende ancora più felici in realtà è la possibilità di poter partecipare a queste 3 conferenze di cui tengo subito a dare le date. Dunque abbiamo venerdì 22 maggio, ore 19:30 a Barletta, presso la libreria Cialuna, via Nazareth 34, e la conferenza avrà come titolo UFO, la visita extraterrestre, siamo pronti per il contatto cosmico. A seguire sabato 23 ore 18:30 a Bari, presso la libreria Roma, organizzata dall'associazione Giordano Bruno, come giustamente dicevi tu Pier Giorgio, e da Jean-Paul Pace. Sì. Il titolo di questa conferenza a Bari è La natura complessa, mistica e profetica dei cerchi nel grano. Sì. Ancora domenica 24 alle 16:30 a Noicattaro, in provincia di Bari, presso il laboratorio urbano Ex Viri, contrada Calcare, viale del cimitero, ancora UFO, la visita extraterrestre, siamo pronti per il contatto cosmico. Questi sono 3 appuntamenti importantissimi che abbiamo con te Pier Giorgio, spero che la partecipazione sia massiva. Per intanto ringraziamo gli uccellini che ci stanno facendo compagnia con il loro meraviglioso canto, è un sottofondo più che mai adeguato, oserei dire. E, sicuramente Giorgio, come tu sai, in questi frangenti mi eclisso e ti lascio in compagnia di Ugo, e magari ecco verso la fine della trasmissione vorrei parlare 2 secondi con te di uno degli ultimi articoli che hai pubblicato sul sito di Giorgio Bongiovanni nella sezione che curi. Va bene. Ecco, per la precisione, l'articolo è L'acqua e la vita su Marte. Per il momento ti lascio in compagnia di Ugo. Va bene. Pier Giorgio, benvenuto fra noi. Ugo, carissimo, un piacere chiacchierare con te. Grazie, è uguale. Coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, perché sicuramente l'argomento sarà, come sempre, di interesse. Nel 1992, entriamo subito nell'argomento dei pittogrammi, correggimi se sbaglio, è iniziato il dialogo fra loro e noi. 23 maggio 90. Bene, credo che ci sia una strategia che il cielo abbia stabilito attraverso questi messaggi che vengono dati ai terrestri. Tu pensi che ci sia un percorso evolutivo per pochi o una comunicazione per tutti? Ma indubbiamente, Ugo, il fenomeno dei cerchi nel grano, essendo un fenomeno comunicativo,
quindi un fenomeno che ci parla, che hanno scelto queste civiltà che ci stanno visitando. Premetto che ovviamente, Ugo, stiamo saltando a pie pari, cioè diamo per assodato e per scontato che siamo visitati da esseri evolutissimi provenienti da altri mondi. Non è adesso il momento, sicuramente, considerato l'argomento, di affrontare la vastissima documentazione esistente in merito all'insabbiamento di tutte le prove in relazione a questa visita. Detto questo, appunto, che c'è questo insabbiamento globale di cui noi abbiamo amplissime, verificatissime prove, quindi che i governi di tutto il mondo, tutti i poteri del mondo, comprese le religioni, occultano, tergiversano e inquinano sistematicamente in maniera pesante tutte le prove di questa presenza, per quanto poi ai ricercatori dotati di buona volontà queste prove non rimangono occulte. Noi in quasi 30 anni di indagini svolte ai quattro angoli del mondo, sono appena rientrato dal Messico, abbiamo un'enormità di queste prove, quindi c'è un insabbiamento, o in inglese viene chiamato cover up, una censura su questa presenza, e il fenomeno dei cerchi nel grano è un tentativo da parte di questi esseri di bypassare questa pesantissima censura, realizzando un fenomeno, quello dei cerchi nel grano, che è visibile da tutti. Più o meno tutti hanno sentito parlare di questa fenomenologia, pochissimi o pochi ne conoscono in realtà tutte le sfaccettature e le grandissime caratteristiche, importantissime anche dal punto di vista scientifico, non solo dal punto di vista del messaggio. Dico messaggio perché i cerchi nel grano, al di là di essere delle bellissime immagini stampate appunto nei campi inglesi soprattutto, ma anche in Italia, Germania, Olanda, Stati Uniti e un po' in molti molti altri paesi del mondo, ma comunque l'Inghilterra assolutamente detiene fino ad oggi il primato della maggior parte, cioè dei cerchi nel grano più numerosi, anche di quelli più sicuramente complessi e affascinanti anche come dimensioni. Quindi è un fenomeno che, al di là dell'aspetto prettamente figurativo, molto bello, molto armonico, anche complesso, usa il simbolo, cioè comunica attraverso il simbolo. Il simbolo è un modo di comunicare universale, un po'. Noi usiamo il simbolo dappertutto, dal simbolo delle toilette nei bagni, per i bagni, e negli aeroporti, scusate, o in altre parti, i cartelli stradali, insomma il simbolo. Se io dall'Italia vado in America, non conosco l'inglese, non lo parlo, ma sicuramente riesco a leggere i cartelli stradali che mi danno indicazioni su quello che devo fare quando viaggio in auto. Quindi è stata scelta questa metodologia per dare un messaggio all'umanità, un messaggio che riguarda i nostri tempi, è un messaggio non facilmente accessibile a tutti, quindi devono decodificarlo gli esperti, perché ovviamente, essendo il messaggio del simbolo, c'è necessità di specifiche competenze in vari ambiti, in ambito matematico, in ambito esoterico, religioso, in ambito astronomico. Quindi ci sono degli esperti che si sono formati nell'arco degli anni, io sono uno di quelli, che decodificano, magari non tutte, comunque una buona parte di queste figure, e quindi trarne fuori il messaggio che attraverso questo simbolo viene destinato da questi esseri all'umanità. Questo è, diciamo, l'aspetto prettamente tecnico dell'analisi. Non è un messaggio erratico, non è un messaggio caotico, sconclusionato, è un messaggio coerente che, da quando la comunicazione, possiamo considerare, ha preso il via esattamente il 23 maggio del 1990, si è evoluta, o meglio, si è amplificata, toccando una enorme varietà di temi che riguardano soprattutto l'attuale situazione del pianeta, e un aspetto da noi poco conosciuto o di fatto quasi per niente considerato, se non addirittura nemmeno immaginato, è la scienza dello spirito. Cioè, molti di questi messaggi riguardano la scienza dello spirito. Che cos'è la scienza dello spirito? Mi chiederai tu, Ugo. Bene, le scienze fisiche dicono che l'uomo è materia, quindi lo spirito, l'anima non esistono perché non si possono toccare, non si possono misurare. Dall'altro lato abbiamo la religione, che non dimostra nulla, come invece pretende di fare la scienza, e ci dice che per fede noi dobbiamo accettare che, al di là del corpo, l'essere umano è in realtà qualcosa di molto più elevato e di molto più nobile, e cioè è un essere spirituale la cui intima natura è identica a quella di Dio.
E qui mi viene in mente la frase del Vangelo che Cristo ci dice: voi siete dei e farete cose più grandi di me. Quindi la religione ci dice che l'uomo è un Dio potenzialmente, e che faremo, il Signore non indica quando, parla il futuro, faremo delle cose più grandi di lui, cioè che l'uomo non solo arriverà all'evoluzione di Cristo, ma che addirittura la supererà. Questo è, in breve sintesi, il profondo significato delle parole di Cristo. Ora, il problema qual è, Ugo? Che appunto c'è questa dicotomia all'estremo opposto, dove la scienza pretende di pesare e misurare tutto, mentre la fede pretende di credere in tutto senza dimostrazione. Ora, io faccio un ragionamento che quello che un po' ce l'ho fatto queste civiltà esterne. Ma se l'uomo ha inventato la scienza, perché la scienza non esiste a prescindere dall'uomo, la scienza la pensa l'uomo, quindi se accettiamo per ipotesi che abbia ragione la religione, quindi che l'uomo, al di là di essere un corpo che muore tra l'altro, ma è un'entità eterna che si manifesta svariate volte sul piano fisico, prendendo e lasciando dei corpi per progredire nella propria evoluzione, quindi se l'uomo l'ha fatto Dio, se l'uomo ha pensato la scienza, è anche logico pensare che anche Dio sia scienza, e non credo. E di questo potremmo averne ad esempio una traccia se consideriamo che tutte le forme di natura sono dei diagrammi frattali e le cui proporzioni, compresa quella del corpo umano, sono soggette alla cosiddetta matematica sacra o geometria sacra, quindi progressione di Fibonacci, sezione aurea e così via. Quindi, come disse Einstein, Dio non tira i dadi, cioè Dio è numero, ma numero è scienza, quindi anche la religione è scienza. Quindi oggi noi abbiamo degli strumenti che misurano le radiofrequenze, l'elettromagnetismo, eccetera eccetera, ma 300-400 anni fa queste cose erano invisibili. E se oggi noi portassimo con una macchina del tempo, un computer o una radio, un hard disk o quello che volete voi di tecnologico nel Medioevo, la gente non capirebbe e direbbe che è impossibile una cosa del genere, che è frutto del demonio. Quindi il problema non è tanto se una cosa sia o meno demonia, che il problema è capire se la scienza di un certo tempo è in grado di spiegare certe cose. Quindi, così come oggi noi costruiamo computer o smartphone, gli extraterrestri ci dicono che in un futuro anche l'uomo riuscirà a costruire dei macchinari, degli strumenti che riescono a vedere, a misurare e a realizzare, diciamo, delle cose concrete con l'energia che noi oggi chiamiamo spirito. Quindi è solo un fattore storico dovuto alla nostra arretratezza nell'ambito delle scienze dello spirito non riuscire a fare certe cose. Quindi la fede prima o poi diventerà un retaggio del passato, perché ci sarà la scienza che ci spiegherà Dio, la scienza che ci spiegherà lo spirito, la scienza che ci spiegherà la morte, l'incarnazione e così via. Ed è questa scienza dello spirito, chiamiamola così, che possiedono questi esseri e che ci dicono che noi abbiamo terribilmente bisogno di questo tipo di scienza, perché le scienze fisiche hanno costruito un sistema tecnologico e bellico che di fatto sta ponendo fine alla vita nel nostro mondo. Quindi ci vuole una scienza etica basata sulle conoscenze scientifiche di che cos'è l'uomo, di che cos'è la vita, di che cos'è la creazione, di che cos'è Dio. Senza questo, dicono questi esseri, anche attraverso i cerchi nel grano, l'umanità non ha nessun futuro. Nel momento in cui il sistema che produce beni ha prodotto uno sfacelo dell'ecosistema, rovinando in maniera irreversibile la catena biologica che mantiene vivo il pianeta, e portando attraverso la costruzione di migliaia e migliaia di armi nucleari l'umanità dentro una possibile fornace atomica che estinguerebbe la vita del nostro mondo. Tutti i fattori, Ugo, a cui non pensa mai nessuno. La gente è ipnotizzata, drogata, addormentata da una TV spazzatura, il cui vero compito, pensato da chi ha in mano i sistemi mediatici, è proprio quello di addormentare le persone, non facendole mai ragionare su temi fondamentali della vita. Ne posso citare uno su tutti, per fare un esempio: il denaro. Tutti usiamo il denaro, senza denaro non si sopravvive, è un problema che poi oggi viviamo in maniera molto
diciamo così, pressante a causa del debito pubblico, però di fatto solo pochissimi iniziati sanno come funziona il denaro. Quindi noi siamo schiavi del denaro, ne abbiamo bisogno, moriamo sempre, ma non abbiamo la più pallida idea di chi sono quelli che il denaro lo stampano, perché la percezione media dell'essere umano comune è che il denaro esista a prescindere. Non è vero, il denaro è un pezzetto di carta colorato stampato in una tipografia. Chi ha in mano il pulsante che stampa denaro? Con quali regole questo denaro viene stampato? Perché c'è il debito pubblico? Quindi non stiamo parlando di Dio, stiamo parlando forse della cosa più concreta e importante nella vita dell'essere umano sul piano fisico. Ebbene, su questo tema fondamentale siamo ignoranti peggio delle capre. Il problema qual è, Ugo? Che coloro che hanno in mano o accesso al pulsante che avvia le rotative, che stampa gli euro, che stampa i dollari e che stampa qualsiasi moneta, possono, senza lavorare, finanziarsi qualsiasi progetto. Ed è quello che hanno fatto. Si finanziano stampandosi soldi qualsiasi cosa e oggi sono padroni del mondo, stampando cartaccia colorata. Quindi se già l'uomo comune non medita su questo, secondo me non c'è vita intelligente sulla Terra. Poveri extraterrestri. Chiedo scusa, vorrei solo ricordare ai nostri ascoltatori che oltre a poter interagire attraverso la chat di Saiuz, possono anche intervenire in diretta chiamando lo 0422 1626 622. Come sempre la risposta è esaustiva, ma lo è anche di più, perché la tua risposta non solo dà una risposta ma pone degli interrogativi. Certo. È inevitabile che a questa risposta faccia seguito altre domande, e credo di poter interpretare diciamo la curiosità dei nostri ascoltatori chiedendoti, Pier Giorgio, com'è possibile che i pittogrammi vengano indirizzati alla nostra umanità e non ci sia ostacolo nella deducibile confederazione del cielo. Cioè, voglio dire, se è vero che esiste un più e un meno, un bene e un male, sì, è deducibile un'idea concorde che il cielo ha nel fare quello che sta facendo. Evidentemente c'è una confederazione che ha stabilito che avvenga questo. Ci sono delle leggi, Ugo. Il problema è che l'uomo, intanto io in questi anni ho maturato una consapevolezza agghiacciante, Ugo. L'uomo di questo mondo non sa pensare. Nessuno gli ha insegnato come si pensa. L'uomo di questo mondo è un ripetitore passivo di concetti, di valori indotti dall'esterno, ma l'uomo non pensa, non c'è nessun filtro critico verso le enormi porcherie che vengono realizzate nella vita di ciascuno di noi. Uno l'ha appena citata, il denaro. L'umanità di questo mondo è una massa di zombie che vaga senza senso sulla superficie del pianeta, senza sapere perché esiste, senza sapere lo scopo della vita, senza sapere niente, un accidente di nulla, delle leggi che governano l'esistenza. Assolutamente nulla. E le leggi esistono, dalle leggi fisiche che tutti conosciamo, le leggi dell'elettricità, della chimica. Le leggi esistono, quindi a maggior ragione ci devono essere leggi di ordine superiore sulla cosa più impressionante e fantastica della creazione, che è l'essere intelligente. Noi siamo la cosa più favolosa, un essere che dice io sono, nessun altro lo dice sulla superficie del pianeta. Ebbene, noi accettiamo come una massa di cretini che noi siamo frutto del caso. Mandassero a quel paese i fessi e gli scemi che si sono inventati questa teoria. Scusate il nervoso, ma la situazione dell'umanità è catastrofica e bisogna che la gente si svegli, perché sennò qui non c'è futuro nella condizione in cui siamo. Quindi se esistono leggi che governano la nostra vita, leggi che ci fanno nascere, che ci fanno crescere, ci fanno invecchiare, ci fanno morire, leggi che ci fanno ammalare, quando noi violiamo certe leggi ci ammaliamo, e quindi devi arrivare tu, Ugo, che sei un dottore, o qualcun altro a metterci mano. Ma ancora noi siamo dei trogloditi tecnologici, non sappiamo niente su queste sublimi e sacre leggi. Non sacre perché sono roba da chiesa che non c'entra nulla, sono sacre perché attengono all'argomento più sacro della creazione, che è lo spirito intelligenza. Questo è il problema. Quindi ci sono leggi che regolano il cosmo, leggi che regolano la interazione tra gli esseri extraterrestri e noi, leggi che promanano da un essere di cui noi, al di là di un fanatismo bigotto religioso, non sappiamo nulla. Si chiama Dio,
anzi, per essere più esatti, si chiama Adonai, il padre di Cristo. Quindi esistono leggi. Quindi le funzioni del bene e del male, altro argomento su cui non sappiamo nulla, sono regolate da questo essere, perché Dio non ha nemici. Il diavolo non è nemico di Dio, il diavolo è strumento di Dio. Quindi l'interazione di queste società che ci portano un messaggio di speranza, di amore, di fratellanza del cosmo, sono regolate da queste leggi. E se Dio gli dice al diavolo: "Stattene buono e non rompere le scatole ai miei angeli che devono dare i messaggi agli uomini", quello se ne sta lì nell'angolino a scodinzolare con le corna basse. Questa è la verità. Padre nostro che sei nei cieli, e non indurci in tentazione. Dio regna sovrano, non ha nemici Dio. Non a caso il nome dell'angelo che comanda, dell'arcangelo che comanda le legioni di Cristo, si chiama Michael, che vuol dire nessuno è come Dio. Bene, torniamo ai pittogrammi. Quale significato può essere esplicativo da questi pittogrammi? Cioè, il primo pittogramma, secondo te, ha delle differenze rispetto agli ultimi, o i messaggi sono identici, nel senso che hanno argomenti diversi, o sono evolutivi? Sì, diciamo, Ugo, appunto, c'è un crescendo, c'è un intersecarsi di fattori, di concetti, di elementi che spaziano dalle scienze fisiche, quindi l'astronomia, la matematica e altre cose, alla metafisica, alla spiritualità, alla profezia. Presenterò alcuni cerchi nel grano, perché sono tantissimi e spiegarli non basterebbe un'intera giornata, alcuni dei cerchi nel grano più importanti della scorsa stagione. Il messaggio, diciamo così, ha transitato dall'inizio a oggi sempre di più verso questo ambito qui, cioè verso il futuro dell'umanità, cose che dovranno accadere, la situazione spirituale dell'umanità. Perché questi esseri ci dicono: voi avete già troppa tecnologia, avete necessità, disperatamente necessità, di concetti che riguardano il ramo dell'etica e delle scienze dello spirito. Quindi c'è un'evoluzione in tal senso, diciamo, dall'aspetto prettamente o inizialmente soprattutto cosmico-scientifico, si va verso il linguaggio mistico-spirituale. Questa è l'evoluzione che ha avuto in questi anni il fenomeno, con anche dei messaggi che hanno ricevuto personaggi come ad esempio lo stigmatizzato e contattato Giorgio Bongiovanni, dove questi esseri anche tecnicamente spiegano alcuni aspetti di questo incredibile fenomeno. Ma di fatto c'è questa traslazione, questo passaggio, ripeto, da temi cosmico-scientifici a temi mistico-spirituali. Quindi sono apparsi negli ultimi anni delle croci, addirittura il volto del Cristo, e delle simbologie riconducibili al piano sacro e divino-religioso. Questo è un po' in breve sintesi quello che è accaduto. Ma le interpretazioni, la lettura di questi cerchi nel grano è sempre, secondo te, corretta? È quello che loro vogliono farci sapere, o abbiamo interpretazioni che non sono quelle da loro inviate? Cioè, sì, ho capito. L'atteggiamento verso questa interpretazione è lo stesso che ogni serio ricercatore deve fare, cioè ci deve essere una triangolazione di vari fattori che devono concordare gli uni con gli altri. Quindi se c'è un certo tipo di deduzione da un simbolo apparso sui cerchi nel grano, questo deve concordare con l'aspetto storico o scientifico del tema trattato, deve possibilmente concordare con temi profetici, deve possibilmente concordare con messaggi ricevuti da altri contattisti in merito allo stesso tema, e così via. Cioè, ci vuole una concordanza di elementi probatori, dove l'interpretazione del cerchio nel grano non sia appesa a se stessa e completamente avulsa da qualsiasi altro contesto. Cioè, il cerchio nel grano, dal punto di vista del significato, si inseriscono armonicamente nel panorama di quelle che sono varie tematiche adesso connesse, quindi la tematica scientifico-religiosa, la tematica profetica, eccetera, eccetera, insomma, quello che ho detto. Bene, adesso la domanda credo che venga spontanea, cioè una trasmissione, un invio, un messaggio inviato attraverso i cerchi del grano non possono non farci pensare agli ologrammi, una comunicazione sì, che possono anche essere, diciamo, un po' più evoluta, ma comunque è sempre un messaggio. Che significato ha l'ologramma? Ma di fatto il cerchio nel grano è un ologramma.
quello che noi vediamo impresso a terra è come la mezzeria di un'arancia che sta a metà sottoterra e metà sopra la terra. In mezzo c'è al suolo si forma la figura desiderata, però in realtà il campo energetico non è un campo piatto, quindi spiaccicato al suolo in modo da creare il fenomeno. Il campo è un campo un volume che sta sopra e sotto il luogo dove è comparso il cerchio. La prova di questo quali sono? A parte le misurazioni fatte al suolo con strumentazioni che ci indicano aumenti di energia elettromagnetica del suolo addirittura sino a 10 volte quella ambientale, quindi tu entri nel cerchio, nel grano, e di botto dalla periferia verso il centro l'aumento dell'energia può essere anche 10 volte il fondo naturale. Al di là di questo vi sono tutta una serie di ripercussioni create sia sulla terra ma soprattutto sulle piantine coinvolte che ci dicono appunto che esiste un'energia che crea queste condizioni. Poi a volte, ad esempio, le troupe televisive, entrando dentro un cerchio nel grano, gli si scaricano le batterie delle telecamere, avvertono dei fastidiosi ronzi nelle cuffie mentre fanno le interviste, eccetera eccetera. Quindi c'è un campo energetico che rimane attivo addirittura fino all'anno successivo. Infatti all'atere del fenomeno dei cerchi nel grano c'è il cosiddetto fenomeno dei cerchi fantasma, che praticamente è dovuto a questo che adesso vi spiego. L'energia, permanendo impressa nel suolo per tutto il tempo fino alla stagione successiva, di fatto crea delle modifiche nei nuovi semi piantati dal contadino mesi dopo. Quindi sono campi dove ovviamente ci piove, ci nevica, ci grandina, poi il campo viene lavorato dal contadino, vengono piantati nuovi semi, eppure l'energia residua è ancora sufficientemente forte da condizionare la velocità di crescita delle piantine, per cui si crea una differenza di velocità di crescita tra le piantine fuori dall'area di questo campo energetico rispetto a quelle che c'è dentro, e quindi si creano appunto questi cerchi fantasma che non hanno ovviamente la precisione del cerchio dell'anno precedente, però di fatto sono una specie di ombra, di traccia che più o meno ripropone la figura base dell'anno precedente. Pier Giorgio, gli argomenti sono tanti, tu capisci, noi abbiamo poco tempo, per cui le domande che cavalcano nella nostra mente sono tante. Una fa riferimento a una delle ultime conferenze che hai avuto il 25/3/2015, dove hai iniziato a parlare della verità, una verità che potrebbe anche essere individuata come una menzogna non ancora detta, giusto per riferirci a chi ci comanda, ma potrebbe anche essere una scrittura che il cielo ci manda, ma che non ha ancora avuto motivo di essere comunicata a tutti noi. Qual è secondo te il percorso per impossessarsi di questa verità, anche per chi è lontano, magari un po' più lontano di noi? Ma interessarsi della verità, Ugo, allora, se vogliamo riferirci alla verità della scienza dello spirito, imprescindibilmente dobbiamo partire dal Vangelo. Cristo è sicuramente l'essere che ha detto la verità. La Bibbia è un po' più difficile, piena di fatti non ben spiegabili, contraddittori, ma il Vangelo è sicuramente, e lo dico perché l'ho studiato e ne so le varie ripercussioni in ambito attuale, il Vangelo è un punto di partenza per comprendere la verità, perché vedete, il Vangelo non è un libro sacro anche questo perché si legge in chiesa. Il Vangelo è un manuale di scienza che spiega le leggi che governano la creazione, perché Cristo, come già si dice comunemente, è un maestro, anzi è il maestro dei maestri. Cosa fa un maestro? Mica un maestro va a scuola per essere adorato, per essere portato in processione, per ricevere incensi o fiorellini sull'altare. Un maestro va ad insegnare, e gli alunni che frequentano il maestro devono imparare la scienza che il maestro spiega. Ora, purtroppo, la religione si è corrotta ed è diventata una religione esteriore, una religione ritualista, ma completamente svuotata dei contenuti dell'insegnamento che Cristo ha portato. Quindi Cristo, in una forma adatta a persone di 2000 anni fa, ha portato le leggi della creazione.
leggi che devono essere studiate, che devono essere comprese, che devono essere applicate, se no non ci salviamo, cioè se no il destino della società umana sarà triste. Detto questo, oggi abbiamo la fortuna di avere queste civiltà che hanno, dicono loro, conosciuto Cristo migliaia o milioni di anni prima di noi, che hanno, oltre diciamo ai profeti e ai santi e soprattutto alle apparizioni della Vergine Santissima, spiegato il Vangelo in termini moderni. Quindi l'hanno spiegato con le parole, con i concetti adatti alla società attuale, che non è più la società di 2000 anni fa, fatta da pescatori, contadini, vignaiuoli, commercianti. Abbiamo una società oggi tecnologica, scientifica, che necessita per forza di cose una rilettura delle parole di Cristo per adattarle alle nuove conoscenze. Cristo stesso lo dice nel Vangelo: oggi non vi posso dire tutte le cose celesti perché non le capireste, ma, dice Cristo, verrà lo Spirito di verità che ve le dirà tutte intere. E questo è il Paraclito. Quindi il Paraclito, lo Spirito di verità, aleggia ormai da decenni sulla terra, spiegando questa scienza dello spirito, che sicuramente è stata diciamo così spiegata in maniera molto più precisa e molto più dettagliata in tempi moderni, appunto, dalle comunicazioni provenienti dalle sfere celesti, ma anche dalle sfere cosmiche. Quindi appropriarsi di questa verità non è solamente un percorso didattico di studio, è anche un percorso di esperienza. Quindi noi dobbiamo applicare il classico motto dell'ora et labora. Quindi dobbiamo pregare, dobbiamo studiare la scienza dello spirito e dobbiamo praticare attraverso le azioni la conoscenza e la verifica di queste leggi. È come un po' se noi vogliamo capire il sapore di un cibo prelibato, cucinato da un grande chef, non possiamo solo studiarci a memoria la ricetta. Dobbiamo cucinare il piatto e poi lo dobbiamo assaggiare. Questo è il percorso, è la condizione assolutamente necessaria sine qua non per realizzare la verità. Quindi nessuno può vendere la verità o comprare la verità. La verità non si vende e non si compra, la verità si sperimenta, e si sperimenta attraverso il normalissimo processo che tu, Ugo, hai seguito quando sei andato a scuola e hai imparato a fare il medico. Non ti sei solo infarcito la testa di libri e libri e di cognizione scientifica, hai praticato la tua professione di medico, senza la quale non puoi essere definito un medico, per quanto tu possa citare a menadito le righe, le pagine di qualsiasi testo di medicina, ma se non la pratichi la professione non sei un vero medico. Credo che su questo tu sia d'accordo. Certo, non posso non ricordare l'argomento cui facevi riferimento nella conferenza del 25/3/2015, quando sì, hai illustrato dei crani allungati, sì, che ricordo male o ricordo bene adesso, appartenevano, cercavano di comunque di creare famiglie. Sì, questo è il materiale che presenterò, ecco, a Bari. Però volevo, sì, abbiamo poco tempo purtroppo, e quindi la domanda è: ricordo alcune tribù africane sì, che inanellavano, ma credo che lo facciano tuttora, il collo, perché il collo diventi più lungo. C'è anche il cranio, affinché diventi più lungo. Tu pensi che questa iniziativa di allungare il collo possa far riferimento ad alcuni, diciamo, imitando alcuni esseri che hanno alcune viste? Sì, presenterò degli straordinari reperti archeologici, pochi perché ovviamente il tempo a disposizione non sarà tantissimo, ma farò vedere dei pezzi archeologici che noi abbiamo avuto in mano in Messico pochi anni fa. Siamo stati nel luogo dove vengono ritrovate queste cose, dove vedremo perché i Maya avevano una scienza tanto avanzata dal punto di vista astronomico, dal punto di vista matematico e anche dal punto di vista extraterrestre, per quanto questo non sia ben conosciuto, perché anche lì c'è una congiura del silenzio. Ma faremo vedere questi reperti e farò vedere i crani allungati, di modo che ciascuno, guardando con i propri occhi, possa appunto realizzare la verità su questo tema, perlomeno. Pier Giorgio, credo che il tempo che tu puoi concederci sia giunto al termine, se non erro, vero? Ma se volete andare avanti ancora un po', sono disponibile.
Ecco, allora io avrei voluto parlare con te di questo articolo pubblicato sul sito di Giorgio Bongiovanni, Marte un pianeta rosso, sì, ma non troppo. Sì. Proprio a proposito delle mistificazioni del cover-up che c'è in Sì. merito alla divulgazione delle reali informazioni raccolte dalla NASA e da altri enti che hanno negli anni inviato svariate missioni sul pianeta Marte, che è di grande interesse per gli studiosi, per gli scienziati terrestri. Sì. Avrei voluto farlo, però sono le 19:10, ho paura che non si potrebbe approfondire il discorso come meriterebbe per la sua importanza. Per cui Ma se vuoi lo possiamo accennare, dimmi sì, tu Antonella, io sono vorrei comunque disponibile. accennarlo di modo che i nostri ascoltatori possano andare a leggere il tuo articolo, davvero molto molto interessante, con una, ecco, cognizione di base da te fornita, proprio perché le informazioni che tu dai in questo articolo sono molto importanti. Quello che riguarda la conoscenza la nostra conoscenza di Marte, Sì. nell'immaginario collettivo è sempre il solito pianeta rosso, desertico, sul quale non può esistere vita, sul quale non c'è stata mai vita, eccetera. Ma questo, i tuoi studi hanno dimostrato non essere vero. Assolutamente no, posso citare il direttore della NASA che nell'ottobre dell'anno scorso, intervistato da un giornalista inglese, non si sa bene perché, ma è una metodologia che loro adottano. Ha detto testuali parole, l'intervista è stata, cioè, la trovate anche sul mio canale YouTube, o appunto vi andate a leggere sul sito di Giorgio Bongiovanni L'acqua e la vita su Marte, e Charles Frank Bolden, direttore della NASA, dice: su Marte c'è stata la vita e probabilmente c'è ancora. E io ho detto: ma come probabilmente? Essendo Marte il pianeta più studiato del sistema solare, con tutte le sonde e le missioni a tutt'oggi ancora attive che vi sono, quando Frank Charles Bolden dice probabilmente c'è ancora, ci sta dicendo che c'è. E la cosa diventa ancora più eclatante nel momento in cui, andando su Google Immagini, cerchiamo Marte veri colori e ci accorgiamo che Marte non è quella roccia brulla tutta arancione che ci fanno sempre vedere tutti quanti, ma che è un pianeta con una bella atmosfera azzurrina, con il polo nord e il polo sud, e con delle vaste zone chiazzate di scuro. Quindi su Marte c'è tantissima acqua, ne è stata scoperta altra di recente. Le foto che ci fanno vedere su Marte sono tutte truccate, sono foto dove il cielo di Marte è arancione, la terra di Marte è arancione, ma anche sulla Terra noi abbiamo immensi territori, vedi il Sahara dove la terra o la sabbia è arancione, ma il cielo è azzurro, e così anche Marte. Tra l'altro, ho recuperato una delle primissime, se non addirittura la prima, trasmissione video di una sonda andata su Marte. La prima trasmissione c'è Marte con un bel terreno rosso, ma il cielo è azzurro, e lo dice pure lo speaker. Poi questa viene tolta e viene riproposta poco dopo: ci siamo sbagliati, in realtà è tutto arancione. Quindi è un'altra delle tantissime mistificazioni. Perché, Antonella? Questa è la domanda. E infatti Perché? era quello che volevo chiederti. La domanda è: perché tutto questo? Qual è il fine? Il fine è questo: noi ci dobbiamo sentire soli, spersi e impauriti. Uno degli ultimi film di fantascienza, Interstellar, dice questo: siamo soli, non c'è niente, tutto vuoto, quindi non esiste nessun aiuto che possa arrivarci dall'esterno. Il vedere un altro pianeta con un bel cielo azzurro indurrebbe nella testa della gente l'idea che in realtà gli extraterrestri sono già qui. Siccome li vogliono tenere fuori dalle scatole i potenti del mondo, non si può far vedere il cielo azzurro di Marte, perché scatterebbe il pensiero: ma se c'è il cielo azzurro, c'è anche l'acqua, ci sono le nuvole, quindi la vita, quindi l'extraterrestre di botto diventa plausibile. Non deve essere plausibile l'extraterrestre, perché deve esistere solo il potere che ci deve dare sicurezza, che ci deve stampare i soldi, che ci deve far pagare le tasse, le bollette, Equitalia e via discorrendo. Cioè, noi siamo dentro una prigione planetaria e non riusciamo a uscirne. Se
siamo dentro una prigione che provoca ogni santo giorno stermini inenarrabili di innocenti, 30.000 bambini che muoiono di fame, guerre dappertutto. Questa è la triste verità del terrestre. Io sento certi delinquenti che si spacciano per essere ricercatori che dicono: gli alieni vengono qui a rapirci e rubarci la nostra energia, l'anima. Ma io allora dico alle persone: facciamo un'ipotesi che noi siamo degli extraterrestri, arriviamo sul pianeta Terra, accendiamo le nostre super telecamere che abbiamo sull'astronave e incominciamo a scandagliare questo bellissimo mondo e incominciamo a vedere pedofili, compresi preti, che stuprano bambini. Cominciamo a vedere gente che squarta gli innocenti per rubargli gli organi e venderli al mercato occidentale, dove gente che si ammala per troppo cibo ruba gli organi dei poveretti che muoiono e sono poveri a causa del troppo cibo che hanno loro. Vediamo il traffico di donne, prostituzione, inquinamento, perversione, eccetera, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe prendere l'anima di questa bella gente e atterrare in un bel paradiso felice come il pianeta Terra? Questo ci dobbiamo chiedere quando noi sentiamo qualcuno dire: gli alieni sono negativi. Noi siamo la feccia dell'universo, noi facciamo schifo, noi facciamo terrore agli extraterrestri, che hanno paura del mostro satanato di sangue che vive su questo mondo. Questa è la triste verità, e basta guardare le notizie per rendercene conto. Una delle ultime è quella tremenda notizia di quel bambino di 6 anni massacrato dai suoi amichetti che giocavano a fare i rapimenti narcos, una cosa che è accaduto in Messico. Quindi quando l'innocenza diventa feroce assassino, secondo me quella razza non c'ha più speranza. Questa è la verità. Sei giunti ad un punto di non ritorno. Ma assolutamente sì, Antonella, ma già io la situazione la vedevo gravissima quando hanno incominciato a diventare frequenti le notizie di madri che uccidono i figli. Quando la madre, che per istinto naturale è quella che dà la vita per la propria prole, incomincia a uccidere la propria prole, quello è uno dei segni gravissimi della malattia irreversibile che ha preso quella razza. Oggi è tutto normale, tutto ecco, normale. Tu parlavi della scienza dello spirito e di quanto sia importante per l'uomo riacquistare quei valori spirituali che ormai sono stati completamente perduti, ma questo non è importante solo per la salvezza dell'umanità, questo è importante anche per l'equilibrio del sistema all'interno del quale viviamo. Assolutamente sì, certo Antonella, senza il rispetto di queste leggi noi siamo parte della natura, noi siamo usciti fuori dal cerchio della natura e la distruggiamo, ma noi senza la natura non possiamo vivere, noi non possiamo vivere senza acqua, senza aria, senza le piante, i frutti, il grano che ci dà Madre Terra. Come speriamo di nutrirci nel futuro se questo andazzo non cambia? Mangiando dollari? Mangiando euro? Che ci mangiamo? Che ci beviamo quando i supermercati saranno chiusi perché vuoti di ogni genere di prima necessità? Ma questo l'uomo non lo pensa mai. Questo dico, l'umanità di questo mondo non ha facoltà di pensiero e non ce l'ha. Perché nessuno... Ci siamo dati delle leggi, per esempio il diritto all'amore. È un diritto universale, ma non sappiamo cos'è l'amore in realtà. Non sappiamo rispettarlo. Ma questo diritto all'amore mi sa tanto di libertinaggio, Ugo. Cioè mi sembra ma meglio che è un'altra roba. aggiungo ho sbagliato, diritto all'amore materno, insomma, ecco, parlo dei bambini nei confronti dei quali tutti hanno. Ora, il problema, Ugo, il problema gravissimo. Io ho ormai 56 anni suonati. Vado, quindi sono più vicino ai 60 che ai 50. Allora, io ho visto già varie generazioni avvicendarsi nella società italiana e vedo uno scadimento di padre in figlio continuo. Perché? Perché i genitori sono degli schiavi ignoranti che generano e perpetuano e peggiorano la condizione di ignoranza e di schiavitù dei loro figli. Quindi non c'è possibilità di reversibilità da questa situazione se non interviene un fattore di cambiamento culturale nelle cognizioni base di coloro che hanno il compito principale, che è quello non di fare sesso per generare figli, ma di essere gli educatori dei figli che nascono dal loro rapporto sessuale. Ma quale genitore educatore del proprio figlio se siamo una banda di ignoranti che non sappiamo niente, continuamente ingannati e violentati da una massa di potenti, compresi i politici, che non riusciamo mai a mandare a quel paese? Quindi la situazione è
un continuo scadimento, è come una fotocopia che è iniziata bene, poi la fotocopia della fotocopia, la fotocopia della fotocopia della fotocopia, fino a che oggi siamo una vaga macchia scura che non si capisce più che cosa significa. Non siamo certamente degli esseri umani. Bene, Pier Giorgio, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, desideriamo strapparti la promessa di un prossimo incontro radiofonico, perché dobbiamo approfondire questo. Sì, se mi consenti, brevissimo. Certo. Ora capisco che forse queste mie parole possono ferire la sensibilità di qualcuno o lasciare, diciamo, un senso di sconforto, ma io voglio dire anche a tutte le persone di buona volontà che stanno lottando o che si stanno accingendo a lottare a una causa a favore della vita, che ci sono queste società potentissime che ci aiuteranno. Non siamo soli, fortunatamente, quindi l'umanità supererà questo momento di crisi, andrà avanti, e quello che l'umanità del pianeta Terra conoscerà nel futuro sarà meraviglioso. Questo mi sento di metterci la firma, quando e dove volete, anche col sangue. Pier Giorgio, noi dovremmo scorarci e amareggiarci quando sentiamo notizie come quelle che ha dato Massimo Bonella, non sì. Quando ascoltiamo parole come le tue. Nel momento in cui torneremo a indignarci per quello che, ma indignarci sul serio, guarda, non solo con gli atteggiamenti, certo, con le facciate, farlo sul serio. Nel dobbiamo momento... passare all'azione, Antonella. Esatto, esatto. Nel momento in cui faremo quello, allora sì, ma sconvolgerci per le tue parole, no, le tue, se lette nel modo giusto, perché comunque c'è la volontà di farlo, sono parole di speranza, anche se può sembrare l'opposto in un primo, ad un primo, ma diciamo di certezza. Io col mio, esatto, umile mestiere di divulgatore cerco di svegliare le coscienze, di far rendere conto l'uomo della terra che bisogna darsi da fare, che se noi ci impegniamo la vittoria è garantita, perché abbiamo il supporto e l'aiuto di civiltà potentissime, per cui è garantita la vittoria, ma la vittoria ne godranno i frutti solo coloro che parteciperanno alla lotta. Gli altri che stanno a guardare o che addirittura fanno parte del negativo, non sarà così per loro. Certo, le nostre parole si devono tramutare in azioni. Impegnarti di fronte a quelle notizie e poi tornare a fare esattamente quello che facevamo prima serve davvero a molto poco. Quindi, esatto, o c'è una reale e concreta, purtroppo materiale, viene da dire, presa di coscienza, o non credo si possa andare molto lontano. Pier Giorgio, esatto, noi ti ringraziamo, speriamo di poterti avere ancora il nostro ospite per parlare di questo bellissimo articolo, che invito comunque gli ascoltatori ad andare a leggere, sì, sul sito di Giorgio, sì, Bongiovanni, www.giorgiobongiovanni.it, nella sezione da te curata. Il titolo è Marte un pianeta rosso, sì, ma non troppo. Grazie a Pier Giorgio Caria e a presto, spero. Grazie e arrivederci a presto, Pier Giorgio. A prestissimo, buon lavoro, Rosario, Massimo. Ci vediamo presto, un abbraccione grande e un saluto d'amore, d'affetto e di amicizia a tutti i radioascoltatori. Grazie, ciao, Pier Giorgio, a presto. A presto, ciao, ciao. Ciao, Pier Giorgio, da Venezia. Ciao Massimo, un abbraccio, ciao. Ecco, noi abbiamo in collegamento con noi, ha avuto la pazienza, ma credo anche il piacere, di essere in nostra compagnia per tutto questo tempo, Carlo Cito, il portavoce per la Puglia dell'associazione Giordano Bruno. Carlo? Eccomi qua. Eccoti. Dopo le parole di Pier Giorgio c'è molto poco da aggiungere, però volevo giusto ricordare l'associazione, di come è organizzata, di cosa si occupa. Ecco, allora ricordiamo che l'associazione Giordano Bruno si è occupata della organizzazione di questa, della conferenza che si terrà sabato 23 alle 18:30 da Pier Giorgio Caria presso la libreria Roma a Bari, nel piazzale della stazione centrale. Dunque Carlo, innanzitutto noi avremo a disposizione lo streaming per questa conferenza? Sì, a breve vi farò sapere anche l'indirizzo, e quindi verrà dato l'indirizzo dove poter diciamo vedere e ascoltare questa conferenza in diretta. Perfetto. Streaming. Ecco, questa è una cosa importante, perché magari chi non potrà raggiungere fisicamente il luogo avrà comunque la possibilità di seguirla via streaming. Certo, come anche giustamente... perché i posti disponibili non sono tantissimi. Riserva ce n'è due, mi raccomando. Certo. Non ti dimenticare. No, assolutamente. Senti,
Allora Carlo, come giustamente dicevi, è opportuno dare delle informazioni a chi ascolta su quelle che sono le attività e gli scopi dell'Associazione sì. Giordano sì. Bruno. Prego. Sì, dunque l'Associazione Giordano Bruno è un'associazione senza fini di lucro fondata da Giorgio Bongiovanni che diciamo si occupa essenzialmente di tre tematiche. Quindi la prima è proprio quella che abbiamo appena ascoltato da Pier Giorgio, quindi la ricerca, lo studio, l'informazione sulla vita delle civiltà extraterrestri e quindi diciamo di tutto ciò che coinvolge il significato spirituale messianico dei dischi volanti o cosiddetti UFO e le implicazioni diciamo con l'interazione della nostra civiltà con questi esseri provenienti dal cosmo. E il secondo ambito è il sostegno all'associazione culturale senza fini di lucro Falcone Borsellino e quindi anch'essa fondata da Giorgio Bongiovanni che diciamo svolge un'opera di contrasto a Cosa Nostra e altre organizzazioni criminali attraverso le manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica, progetti di educazione alla legalità, di ricerca, studio e informazione in generale. E diciamo che dal 2000 viene supportata questo sostegno con una testata giornalistica Antimafia 2000 e quindi chi vuole può andare sul sito www.antimafia2000.com per avere più notizie. E poi il terzo ambito è un impegno umanitario a favore dei più deboli attraverso la Funima International, una onlus questa nata nel 2005 e proprio per dare solidarietà sia ai diritti dell'uomo in particolare a quelli dei bambini. E quindi www.funimainternational.org per avere più informazioni su questa diciamo organizzazione. Quindi chiunque sia interessato a questi tre ambiti è invitato sia alle conferenze ma anche a vedere sui siti che ho appena detto e approfondire e magari fare un percorso insieme a noi. Ecco, detto questo volevo giusto dire, credo che abbiamo pochissimo tempo, volevo giusto dire dare una conferma a quello che diceva Pier Giorgio. Io di mestiere faccio l'insegnante, sono 10 anni che insegno e prima facevo l'analista programmatore di computer, quindi insegno informatica e devo dire che effettivamente sta decadendo negli anni, vedo che anche per la disperazione di alcuni genitori sono disperati e non sanno che fare con i propri figli, ma altri diciamo sono diventati arroganti verso gli insegnanti e proteggono i figli all'estremo, quindi giustificano delle cose ingiustificabili, una cosa che sta degradando appunto questo tipo di rapporto che ci sta tra genitori, figli, insegnanti e tutto quanto. Il problema, Carlo, è che purtroppo si sono persi i riferimenti, si sono persi i valori, sono stati molto bravi negli anni a banalizzare questo genere di concetti, sono stati molto bravi a banalizzare la parola amore, sono stati molto bravi a banalizzare la parola Dio e tutto quello che in esso è contenuto. Ma se non rimettiamo al centro i principi cristici è molto difficile che questa umanità possa effettuare quella evoluzione che gli consentirà comunque di progredire, di avere una dimensione di vita completamente diversa, decisamente più elevata. Una cosa però, Carlo, mi incuriosiva e sì. Vorrei porti la domanda. L'associazione ha scelto di intitolarsi a Giordano Bruno. Giordano Bruno. Ecco, questo perché? Che attinenza c'è tra la figura di Giordano Bruno e le attività della vostra associazione? Su questo ci dovremmo fare un'intera trasmissione, no? Però vedo proprio di dare prego? Lo faremo se vuoi. Ecco, perché diciamo c'è molto da dire su questo aspetto, però diciamo Giordano Bruno è un ex frate domenicano che fu bruciato sul rogo per eresia proprio perché credeva alla diciamo universalità dell'universo, quindi l'universo era infinito e compreso di tanti mondi, quindi c'era proprio l'idea, stiamo parlando del 1600, quindi diciamo in rinascimento, ma c'era ancora
diciamo, venivano bruciati sul rogo gli eretici, e quindi c'è stato un contrasto proprio tra questo Giordano Bruno, che affermava le proprie idee, e gli avevano dato anche la possibilità di abiurare, tra l'altro una cosa che fece anche Galileo Galilei. Galileo Galilei, c'è un processo che era stato fatto dove la Chiesa non ha mai chiesto scusa ufficialmente, anche se Papa Paolo II abbia in qualche modo, diciamo, rivisto la figura di Galileo Galilei. Ma per quanto riguarda Giordano Bruno, mentre Galileo Galilei abiurò, e quindi le sue idee sulla, in particolare sull'eliocentrismo copernicano, che è poi la realtà, cioè il sole sta al centro e la terra gira intorno, invece il contrario era quello che diceva la Chiesa, dove la terra era al centro e il sole girava intorno, quindi un'idea di Tolomeo. E qui un po' sfondiamo anche nella filosofia, parliamo di infinito, c'è molto da dire su Giordano Bruno. E, come dicevi tu, dedicheremo una trasmissione apposita, perché in effetti il tempo è finito. È affascinante. Certo, certo. Perfetto, allora dunque io provo a dare il link per seguire le conferenze di Pier Giorgio durante questo fine settimana: www.livestream.com/Pier Giorgio Caria. Ora, naturalmente, lo stesso indirizzo lo ritroverete sul sito di Pier Giorgio e verrà data ampia sulla pagina web di Pier Giorgio, e verrà data ampia pubblicità da parte delle associazioni che si sono occupate della organizzazione di questi 3 giorni d'evento. Bene, Carlo. Noi ti ringraziamo per aver partecipato e per aver avuto soprattutto tanta pazienza, ma ascoltare Pier Giorgio, insomma, è sempre molto, molto affascinante. Rimaniamo d'intesa che comunque dedicheremo a Giordano Bruno una trasmissione, perché è un argomento davvero interessante e importante da approfondire. Grazie a Carlo Cito, portavoce per la Puglia dell'associazione Giordano Bruno. Un abbraccio. Grazie, Carlo. A voi, ciao. Grazie Carlo, arrivederci. Grazie. Allora, Massimo, ci sono delle news importanti, mi pare di capire. Sì, purtroppo sì, dunque ve le dico immediatamente. Allora, prendiamo la linea qui da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, perché c'è un'emergenza ambientale. Ecco, questa è l'ennesima pugnalata alla madre terra. Praticamente c'è un'emergenza ambientale in California, a Santa Barbara, dove a causa della rottura delle condutture di un oleodotto, almeno 21.000 galloni di petrolio, circa 80.000 litri, si sono riversati in mare. Secondo quanto riferisce il Los Angeles Times Online, una striscia di petrolio lunga oltre 6 km e larga circa 50 metri che ha investito le spiagge. Dunque, dalle informazioni che continuo qui ad arrivarmi, si dice che attive sono le squadre di emergenza per cercare di contenere i danni, mentre i funzionari delle autorità sono impegnati a stabilire le cause dell'incidente e a coordinare il lavoro di pulizia. Questa è una notizia. Poi ce n'è anche un'altra, se magari, non so, volete fare un commento su quanto abbiamo appena detto, perché è veramente, insomma, seria la cosa. Cosa dobbiamo commentare? No comment. Cosa dobbiamo commentare? No. Ma scusa Massimo, dopo che riceviamo notizie dal Messico di bambini che giocano a fare i narcos, che uccidono un piccolo di 6 anni con 28-26 pugnalate, ho preferito non memorizzare il numero di difendenti che sono stati inflitti a questo bambino. Ascoltiamo una notizia come questa, un altro durissimo colpo veramente a madre terra. Cosa dobbiamo commentare ancora, Massimo? Non è più tempo di parole. Non c'è più da commentare. O c'è una presa di coscienza reale e concreta, o far finta di indignarsi per poi tornare a fare le solite scelte sbagliate. E ormai è evidente come la luce del sole che le scelte sono sbagliate. Cosa c'è da commentare? Basta parole, Massimo. Basta.
Noi abbiamo tanti strumenti per operare delle scelte e abbiamo tanti strumenti per capire dov'è la verità. È più comodo fare gli struzzi, però quando tutto questo un giorno, come dire, ci presenterà il conto e non ci sarà granché di cui lamentarsi, eh? Certo. Cosa vogliamo commentare ancora? Se siamo arrivati al punto che questa umanità ha creato dei bambini che imbracciano armi, che non hanno più nessun rispetto per la vita, non hanno più nessun rispetto per la terra, uccidono come se stessero giocando ai videogame. Ormai la vita è come un videogame, no? Sì. Ci sono i bonus se ne ammazzi due anziché uno. Quindi, cosa abbiamo ancora da commentare? Ma guarda, io ti posso dire, come ho detto anche in televisione in un settimanale, che se qui scende un extraterrestre e guarda il primo telegiornale e vede questo che tu hai appena descritto, cosa può dire? Che questa umanità del pianeta Terra ha fatto un patto con il demonio, non con Dio. Cioè, vorrei che sia chiaro sto discorso qua. Cioè, ha fatto un patto con il demonio questa umanità, non con Dio. Perché è questo che emerge. Non occorre che lo diciamo noi. Cioè, e si potrebbe addirittura aprire la televisione senza commento e far vedere cosa succede a questo mondo. Senza commento. Le situazioni e le immagini parlerebbero da sole. Vi do anche quest'ultima notizia perché so che siamo quasi ai sgoccioli. Siamo in chiusura, sì. Sgoccioli, poi comunque concludiamo con una notizia anche un po' più tranquilla. Prima però c'è questa che è preoccupante, sempre dall'estero. Andiamo in un altro stato che ha dell'incredibile. Siamo nel nord della Corea e questa qui, la Corea del Nord, si è assicurata la tecnologia per miniaturizzare, pensate, le testate nucleari da poter montare sui missili. Lo annuncia un portavoce della Commissione Nazionale di Difesa attraverso l'agenzia CNA, praticamente KCNA. La rivendicazione, ancora da confermare, costituisce un altro motivo di tensione dopo il recente test di un vettore lanciato da un sottomarino. Ed ora, così in conclusione, vi do lettura, o meglio vi faccio una super sintesi di un comunicato stampa che ci proviene dal centro Italia, da Montepulciano. Come sapete, noi siamo seguiti anche lì perché tramite la televisione regionale interregionale Teleidea da Chianciano noi siamo presenti con queste trasmissioni e appunto ci informano delle varie iniziative del territorio e iniziano praticamente gli eventi per ricordare il centenario della Grande Guerra, quante persone sono morte anche in questa guerra. Il Piave mormorò venerdì sera a San Biagio diventa palcoscenico della ricostruzione storica. Dalla biblioteca comunale una campagna per la raccolta di documenti del periodo. Sarà un allestimento in chiave teatrale inedito e di grande suggestione, l'evento di apertura del programma di iniziative che Montepulciano dedica al centenario della Prima Guerra Mondiale, venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Tempio di San Biagio, che io conosco tra altre cose molto bene perché è un po' come se fosse casa mia. E possiamo dire, Antonella, così in conclusione, che questa emittente Sites Web Network, quindi poi anche Pianeta Oggi TV, è ascoltata un po' da tutto il mondo, perché mi è arrivata prima la notizia dalla regia centrale che ci stanno ascoltando anche gli Emirati Arabi, da Dubai, poi in centro Europa, poi abbiamo anche ascolti in America Latina, ad esempio dell'Argentina, dagli Stati Uniti. Quindi c'è veramente un ascolto che aumenta ogni giorno sempre di più, e un complimento va naturalmente al nostro regista Rosario Moreno per il grande lavoro che sta conducendo in tutto questo tempo. E a proposito di ascoltatori, possiamo anche salutarne uno che dall'America Latina appunto è qui in Italia, potremmo dire il grande ritorno della nostra Eugenia, che ci segue nelle trasmissioni. Quindi un saluto da Sites Web Network. 19:38, Antonella, a te la parola. Grazie Massimo, grazie per averci dato le ultime informazioni, le ultime notizie. Noi siamo felici degli ascolti anche all'estero, diciamo, perché come dici tante volte tu, il nostro
lavoro di volontariato, nel senso che ognuno di noi ha un'altra attività e organizzare, condurre, realizzare queste trasmissioni è un bell'impegno, ma noi lo facciamo davvero col cuore, perché non potremmo fare altrimenti, perché noi speriamo sempre che il nostro piccolo contributo possa essere utile anche a un solo ascoltatore, per cercare di avere una visione diversa di quello che accade e soprattutto per cercare di diffondere il più possibile il messaggio e il lavoro di tante persone che hanno sacrificato e sacrificano la loro vita per tentare di dare un punto di vista diverso e di come dire, informare la collettività su quelle che sono le verità nascoste. Pier Giorgio parlava di cover up, non dobbiamo pensare a dei, come dire, dei fenomeni di complottismo che non hanno nessuna ragione d'essere o nessun fondamento. Guardiamoci attorno, guardiamo lo scorrere della nostra vita, lo scorrere della esistenza di questa umanità. È evidente la direzione che abbiamo imboccato, è evidente dove arriveremo, ma è altrettanto evidente che c'è gente che ha voglia di capire, di sapere e che non si accontenta più. Per cui noi cerchiamo di dare il nostro contributo. Per questo ringraziamo te, Massimo, perché anche tu ci metti parecchio del tuo, con un lavoro stressantissimo riesci comunque ad essere il direttore di una testata giornalistica online molto seguita e sempre aggiornata. Ringraziamo Rosario, anche lui svolge un altro genere di attività, ma impegna tutto il tempo che gli rimane nella gestione e regia, insomma, di questa radio, e non è una cosa semplice. E ringraziamo gli ascoltatori, soprattutto ringraziamo gli ascoltatori che ci consentono di andare avanti. Noi speriamo sempre di interagire sempre di più con voi. Io vi fornisco sempre il numero di telefono, la nostra chat, utilizzateli anche durante la settimana, lasciate il vostro pensiero, lasciate le vostre domande, noi le riproporremo. Certo. E che dire, purtroppo il tempo è finito, certo. Dobbiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per Osservatorio Antimafia. Sì. Con noi questa sera sarà Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. E per intanto vi ringraziamo, ringraziamo Massimo, Rosario. Un abbraccio a tutti e sempre a sempre un buon lavoro, un bel buon lavoro. Buono, bel buon lavoro. Un caro saluto a tutti. Grazie, ciao, a dopo. Ciao. Ciao. Appuntamento alle 22. Un osservatorio antimafia, Bonella? Sì, sì. Antonella. Sì, no, sì, no. Stavo aspettando in coda, che di solito mi fai sempre ammattire, questa volta vedo che mi hai risparmiato delle domande. Strano? Sono stata buona, dai. Ah, addirittura. Ci rifaremo alle 22, anzi alle 22.55 magari. Se ce la fai ancora. E pensa che dopo di quella trasmissione io ne ho un'altra in televisione su Eden TV, quindi Bonella, non farmi parlare, ecco. È sempre così, finisce. Non farmi parlare, dobbiamo dire i catarini, lasciamo perdere, spendiamo un tossissimo velo. Benissimo. Come? Sono tanto buona io, non mi stuzzicare, dai. Bonella, tardi, sentiamo alle 22. Terminiamo così, perché altrimenti con quelle notizie che abbiamo dato, mamma mia, c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma non dimentichiamocele quelle notizie, non ce le dimentichiamo. Certo, appunto. Un saluto anche a Carlo, a Carlo Cido. Ciao. Da tanti anni che non lo vedo più. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Alle 22. Ciao, ci sentiamo un'altra volta. Senz'altro. Bene. Ciao a tutti, andiamo con la sigla. Vai Rosario, vai per tutti.